Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Oggi duplicazione ragazzi in solo, after patch. Spero che questa versione la riuscite a fare tutti, così riusciamo anche a prepararci per il nuovo DLC. Ragazzi, visto che manca veramente poco, se volete in aggiunta soldi, volete degli account già con soldi eccetera, non esitate a contattarmi. Comunque sia, i requisiti per questo glitch sarà, come al solito, la nostra base operativa con all'interno il veicolo da duplicare e da sacrificare. Ci servirà il CEO con almeno un garage che abbia dei posti liberi, quindi mezzo vuoto ragazzi. E a sto punto possiamo iniziare con il glitch. Quindi mettiamo la Issy nel primo slot ragazzi e poi saliamo sulla Issy. Aspettiamo che si accendano i motori e a quel punto schiacciamo freccia sinistra per entrare dentro l'Avenger, che serve come requisito ragazzi, mi raccomando, con l'officina. A questo punto, dopo un breve caricamento, fate una qualsiasi modifica e uscite dall'Avenger, mi raccomando. Regà, vi voglio ricordare che questo glitch non cambierà le targhe, quindi dovete possedere una targa personalizzata da mettere sul veicolo che duplicate, così almeno potrete vendere un massimo di due veicoli senza prendere il blocco. A questo punto, dopo questo breve caricamento e questa schermata nera, spawneremo di nuovo a posto con la Issy ragazzi. Noi a questo punto dovremo risalire sulla Issy per poi uscire dalla base. Una volta che saremo fuori dalla base, regà, dovremo andare a cercarci un veicolo del civile. Se avete la base dove ce l'ho io, non è un problema, andate in questo punto dove sto andando, prendete il veicolo e una volta che siete sul veicolo del civile, ragazzi, non vi resterà altro che mandare al deposito la vostra Issy. A questo punto, regà, dovremmo portare il veicolo del civile all'interno della base operativa, che come al solito dovrà essere piena di veicoli. Una volta dalla base dovremo accettare l'allerta di sostituzione e una volta ragazzi che saremo dentro la base operativa non dovremo assolutamente sostituire nulla, quindi chi gioca la Play schiaccerà cerchio, chi gioca l'Xbox schiaccerà B, chi gioca la PC non lo so ma schiaccerà il tasto assegnato ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo annullato la sostituzione, saremo di nuovo all'interno della nostra base operativa. A questo punto dovremmo andare di nuovo sulla nostra Issy, aspettare che si accendano i motori e spammare ragazzi la freccia sinistra. In questo modo andremo all'interno dell'Avenger e ci buggeremo, quindi spawneremo all'interno dell'Avenger a piedi ragazzi. Una volta che siamo spawnati a piedi all'interno dell'Avenger, dopo questo breve caricamento nero ragazzi, dovremo andare in fondo dalla porticina come sto facendo io e dovremo rimanere circa 5 secondi con questa scritta che compare in alto a sinistra: esci dall'abitacolo. A questo punto, dopo essere stati qua circa 5 secondi, clicchiamo su esci da abitacolo e non ci farà uscire dall'Avenger, ragazzi. Aspettiamo che ci butterà fuori dopo qualche secondo. Dopo che ci butterà fuori dall'Avenger, saremo all'interno della base e aspettiamo che ci butta fuori, ragazzi, anche dalla base operativa. A questo punto saremo fuori da un'altra base, non sarà la nostra ragazzi, sarà una base a babbo. Adesso vi dovrete o teletrasportare regà, oppure con un veicolo che non sia personale andare dal vostro CEO. Io non userò il teletrasporto ragazzi perché sto girando questa clip da One e su One Anawak fracassa la Wallera. Quindi mi chiamo un bel Buzzard e ci vado con questo. Quindi vi velocizzo la clip e ci vediamo quando siamo dal CEO.
A questo punto, una volta arrivati dalle parti del CEO, ragazzi, rubate un veicolo del civile e dovrete andare a chiamare il veicolo da sacrificare che deve stare nel secondo slot, ragazzi, della base operativa. Mi raccomando, ragazzi, perché è fondamentale che lo richiamate da qua per fare funzionare bene il glitch. Potete usare anche una Deluxo se avete fatto un'aggiunta in passato per fare che la ISI valga 3 milioni e 8. Vi ricordo che comunque sia bisogna avere sempre la targa personalizzata. Quindi a questo punto, una volta spawnato il veicolo da sacrificare che sta nel secondo slot della base operativa, possiamo entrare all'interno del piano mezzo vuoto del CEO. Questo è fondamentale. In questa schermata di caricamento dentro il garage, ragazzi, dovremo aprire il menu di pausa. Una volta che abbiamo aperto il menu di pausa, non dovremmo fare nient'altro che aspettare che ci si bugga e che ci fa teletrasportare direttamente dentro la base operativa. Una volta che siamo dentro la base operativa, aspettiamo ancora qualche secondo e poi andremo a chiudere il menu di pausa. A questo punto dobbiamo andare di corsa dalla nostra ISI e schiacciare la freccia destra, ragazzi, per andare a fare una qualsiasi modifica. Una volta che abbiamo fatto una modifica alla ISI, possiamo pure fare esci dal veicolo, ragazzi, e come per magia la macchina che abbiamo sacrificato diventerà la ISI. Quindi sbadabam, raga, avremo duplicato il nostro veicolo, che vi ricordo che servirà la targa personalizzata, perché se vendete veicoli duplicati con la stessa targa prendete subito il blocco, ragazzi. Se volete continuare a duplicare, ragazzi, io vi consiglio di salire sulla ISI, uscire dalla base, avviare un lavoro da titano, raga, e una volta che siete nella prima lobby del lavoro da titano, la quittate e rientrate dentro la base e continuate a duplicare. Così si sbaggherà il tutto e il glitch rifunzionerà bene. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, lasciate un like se vi è piaciuto, scrivetemi, contattatevi se vi servono degli aggiunti dell'Axo o se volete degli account moddati. Approfittatene perché manca poco il nuovo DLC, ragazzi, e un'aggiunta di cash sull'account può sempre far piacere. Bella, raga, alla prossima!